Cominciamo? Sì. Allora, Leilui Nishmat Shemuel Ben Yohanan Denise Ben... No, Denise. Denise Ben Kiel. Denise Kassult Levet Ben Kiel. Eziel. Shoshana. Shoshana. Ok. Allora, siamo sulla parasha di Vayetze. La parasha di Vayetze è la parasha, tanto per essere chiari, in cui si dice che nasce il popolo ebraico. Perché nascono sul posto qui? Volendo, c'è, posto c'è, posto c'è. Ok. Paura di dormire, dire. Poco l'ho fatto. Allora, ripeto, la Sherezze è la parasha in cui nascono gli Shvatim, in cui nascono le tribù, in cui nascono i figli di Yaakov. Abbiamo la parasha in cui si sposa, eccetera, eccetera. È una parasha importante, è una parasha non facile. L'altra settimana noi abbiamo cominciato questa parasha con una specie di introduzione sostanzialmente, con il sogno di Yaakov, con l'inizio molto particolare di questa parasha, con Yaakov che esce da Beersheba, va a Haran, poi non va a Haran, si ferma a studiare secondo il Midrash per 14 anni nel Beta Midrash di Shemveva. Io farei un'ulteriore lezione di introduzione affrontando due argomenti particolari che affronta un grande maestro contemporaneo che è Rabbi Chaim Shmulevich. Allora, primo argomento è questo. Un verso della parasha dice questo: quando è il momento in cui Yaakov incontra Rachel, c'è scritto Veshak Yaakov le Rachel, Yaakov baciò Rachel, Vaisa et kolo vayevk, e alzò la voce e pianse. Yaakov piange, si mette a piangere. Allora, perché si mette a piangere? Rashi, su questo pianto di Yaakov, dice questo. Shebacha lefi sheba beyadaim rekaniot, shelavaf elifaz ben esav, bemitzvat aviv leodo. Perché? Piange perché è arrivato con a mani vuote, poiché l'aveva inseguito Elifaz, figlio di Esav, per ordine del padre, per mitzvah del padre, per ucciderlo. Ulfisce Gadal Elifaz Bechekosh Yitzchak Mashach Yedo. E visto che Elifaz era cresciuto in seno a Yitzchak, era cresciuto vicino a Yitzchak, è stato educato da Yitzchak, Mashach Yedo, ha ritirato la sua mano. Amarlo maese le tzivuce rabba, e gli ha detto: che cosa faccio con l'ordine di mio padre? Amarlo Yaakov tol mashe beyadi veani chashur kemet. Prendi tutto quello che ho in mano, visto che diventerò nuovatenente, povero completamente, sarò considerato come morto. Quindi Yaakov piange perché arriva a mani vuote. È abbastanza evidente il confronto fra l'arrivo di Yaakov nella casa di Lavan e l'arrivo di Eliezer nella casa di Lavan. Yaakov arriva a mani vuote, Eliezer arriva con i cammelli pieni di ogni ben di Dio, eccetera, eccetera.
gli donando i gioielli, eccetera. Ecco, non dona assolutamente nulla, non ha niente. E questo è il motivo per cui piange. Allora, questa è la storia che racconta Rashi. Si fa la domanda? Sì. Ma anche Esav doveva essere stato educato da Yitzhak, perché dice, perché Rashi dice di Elifaz, che visto che è stato educato da Yitzhak. Perché non lo uccide. Ma visto che è stato Elifaz non lo uccide perché è educato da Yitzhak, può essere la Torah, non vuole uccidere. Ma Esav anche dovrebbe essere stato educato da Esav, quindi questo visto. Esav è già il male. Si può dire un'altra cosa forse, che Esav è preso dalla rabbia, Elifaz meno. Elifaz è una decisione che prende senza rabbia. Elifaz lo fa per ordine del padre. Ok, comunque. Lasciamo di parte da questo commento di Rashi per una lezione che in realtà è una delle varie lezioni che fa sullo stesso argomento e che ha come titolo Aor v'Achoshech Shebadam, il buio e la luce dentro l'uomo. Perché parte da questo per parlare del buio e della luce? Che succede con Elifaz? Che cosa abbiamo davanti? Abbiamo davanti una persona che riceve un ordine dal padre. Riceve un ordine dal padre che è un ordine terribile, l'ordine di uccidere un'altra persona, l'ordine di uccidere il fratello del padre e lo zio di Elifaz. Questo è l'ordine del padre. Elifaz arriva davanti a Yaakov e in quel momento non riesce a uccidere. In quel momento si tira indietro, non riesce a uccidere. Però nello stesso tempo mi sembra di doverlo fare. Perché? Perché dice, beh, che cosa ci faccio con l'ordine di mio padre, con la mitzvah di mio padre. Allora, pensateci un secondo. Siamo davanti a un dubbio folle. Il dubbio è folle. Sì. La mitzvah del padre di uccidere una persona. Credo che nessuno vorrebbe in mente di chiedere, di credere che questa sia una mitzvah da osservare, sia un ordine da osservare. Però qui siamo davanti a un grossissimo problema, secondo Shmulevich. Allora, chi è Elifaz? Beh, Elifaz è un personaggio doppio, Shmulevich vuol dire in realtà che siamo tutti personaggi doppi, questa è in realtà il messaggio fondamentale di questa storia qui, però lui è particolarmente doppio. Perché è particolarmente doppio? Per una parte, Elifaz è un allievo di Yitzhak, questo lo sottolinea, Yitzhak è stato a vari figli. Ma da quello che dice il Midrash è che Elifaz è il figlio che ha studiato con Isaac, è stato educato da Isaac, che ha vissuto insieme a Isaac. Questo è il figlio di Elifaz. Bene, Elifaz ha studiato insieme a Isaac, ha studiato, ha ricevuto insegnamenti di Isaac. Questo gli impedisce di uccidere. Questo ha ricevuto insegnamento che non si uccide. Però nello stesso tempo è di fase il figlio di Esav. Il figlio di Esav è Esav ordina di uccidere. Ma non solo è di fase il figlio di Esav, ok, possiamo dire è di fase subisce un'influenza positiva da Isaac, subisce un'influenza negativa da suo padre, si uniscono le due influenze, abbiamo una persona divisa fra le due influenze, quella del padre e quella del nonno. In realtà la cosa è un po' più complicata, perché come ragiona Elifaz? Elifaz dice mio nonno mi ha insegnato a non uccidere, poi mio nonno mi ha insegnato anche a rispettare mio padre, mio nonno mi ha insegnato anche il kibbutz avvem,
mi ha insegnato anche a arrivare rispettare mio padre, l'importanza del Kibbutz. Il Kibbutz è importantissimo, è talmente importante che viene paragonato dalla Gemara all'onore verso Dio. E quindi è importantissimo il Kibbutz. Quindi da una parte Yitzhak mi ha insegnato a non uccidere, ma mi ha insegnato anche a rispettare i genitori. Ora, non so se vi ricordate, a proposito del rispetto dei genitori, una famoso verso della Parashah di Kedoshim. C'è un verso della Parashah di Kedoshim che dice questo: Ishimov evitirao vecchabetotai tishimov. Che vuol dire un uomo tema sua madre e suo padre e osservi i miei shabbatot, osservi i miei sabato. Perché? Perché mettere insieme le due cose? Questo è quello che si chiedono i Chachamim. I Chachamim rispondono che il testo va letto così: un uomo tema suo padre, sua madre e suo padre, ma rispetti i miei sabati. Nel senso che se tuo padre e tua madre ti dicono di non rispettare il Shabbat, rispetti lo stesso Shabbat. Ora, attenzione, Shabbat è solo un esempio in quel verso, così lo interpreta il Talmud. Shabbat è un esempio delle mitzvot in generale. Il Midrash porta, il Talmud poi porta una serie di esempi di mitzvot, per esempio anche di molto meno gravi, molto meno famoso, non so. Gli esempi che fa il Midrash sono questi: un padre dice a un figlio di il figlio vede una cosa persa per strada, aveda, una cosa che qualcuno ha perso, il dovere è quello di raccogliere la cosa persa e restituirla a chi l'ha persa, il padre gli dice di non raccoglierla, ha il dovere di raccoglierla. Oppure un altro caso, il caso in cui invece è esattamente opposto, la cosa persa è in un cimitero, il figlio e il padre sono coanim, il padre gli dice di entrare lo stesso nel cimitero pur di raccogliere la cosa persa. Non devo entrare nel cimitero, disobbedisco. Bene, un grande maestro del Novecento, che è il Meshe Chochmah, si chiede, ma c'è bisogno di dirlo? Insomma, se veramente la Torah cosa ci vuole insegnare? Che esiste un limite al rispetto dei genitori. Il limite è che se sei genitore ti dico di fare una cosa vietata, non la puoi fare. Ok? E Shafman dice, è ovvio. Se un genitore mi dice di rubare, non devo rubare. Dovrebbe essere ovvio. E alla fine non entro in quello che dice, ma c'è stato un discorso abbastanza complicato, però nella sostanza arriva a dire che non è ovvio. Che non è ovvio, perché? Perché in realtà noi ci possiamo confondere. Che cosa ci porta alla confusione? C'è un passo del profeta Oscea, ve lo leggo, che dice questo: Michacham vaivenel, Navon vaivenem, Kiesharim dal Kershem, Vezadekim yelchubam, Ushaim yekashlubam. Perché sono chi è il Chacham che può capire queste cose, l'intelligente che le può comprendere, poiché sono rette le strade di Dio, e i giusti vanno in esse, procedono in esse, e i malvagi e i peccatori inciampano in esse. Attenzione, di cosa parla Oscea? In che cosa si inciampa? Non dice che i peccatori inciampano nelle trasgressioni o nei peccati, ma dice che i peccatori inciampano nelle strade di Dio. La strada di Dio è una strada retta, in cui però si può andare dritti, ma si può anche inciampare. Questo è quello che dice questo passo di Oscea.
Questo passo del Shef è ribadito in un passo, una passo della Gemara, in cui si dice sostanzialmente che la Torah può essere Sam Chaim ve Sam Mavet, una cosa terribile, ripresa con la Gemara, ripresa nel Masechet Taanit, che la Torah può essere, è un Sam Chaim, è una medicina per la vita, però per qualcuno può diventare anche un Sam Mavet, per qualcuno può diventare una medicina per la morte. Allora, il problema è complicato. In che senso è complicato? Allora, ripeto, apparentemente quando si parla di Orbe, Hoshek, Shabadam, quello di cui parla la Shmulevich, si dice, ok, ognuno di noi c'è del bene e c'è del male. Ed è ovvio, è un fatto. In ognuno di noi c'è del bene e c'è del male. Shmulevich dice la cosa un po' più complicata, in realtà. Che il bene e il male si incrociano, si intrecciano e rischiano di peggiorarsi. Cioè, il rischio, a volte, è che il bene peggiori il male. Allora, noi normalmente diciamo una cosa molto consolante, molto bella, la diciamo molte volte, che in realtà dentro di noi c'è il bene e il male, basta sviluppare il bene e il bene combatterà il male. C'è una bellissima immagine che viene usata soprattutto dai Hasidim, che è l'immagine secondo cui se c'è il buio, se in questa stanza è buio, se accendo una luce il buio scompare, ok? Il buio scompare, basta accendere una luce perché il buio scompare. Forse l'ho già detta, ma la ripeto perché è troppo bella nella sua cattiveria. Un grande maestro della Tonata Musar, del movimento del Musar ottocentesco, che è Rabbi Naftali Amsterdam, allievo di Rabbi Israel Salanter, dice questo a proposito della luce che scaccia il buio, che poi c'è nella famosa canzone di Hanukkah, Banu Choshech Legeresh. Dice questo: è vero che accendendo una luce il buio se ne va, ma non scompare, si nasconde e poi viene fuori. Questo lo dice da italiano. Ok, viene fuori. Ok, questa è l'idea che non è così semplice la faccenda non è così semplice. Apparentemente la luce scaccia il buio. Il buio rimane. Questa è l'idea, che il buio rimane. Non è facile scacciare il buio. Il buio dentro l'uomo, se c'è, rimane. L'idea, attenzione, è anche un'idea che io non capisco niente di fisica, chiedo scusa in anticipo, però il problema, credo che esista un problema fisico di questo, se la luce, se il buio è assenza di luce, o se il buio non voglio dire stupidaggine, insomma, se il buio abbia un'esistenza propria. Allora, mi hanno detto che da un punto di vista fisico ho mai provato che il buio ha un'esistenza propria, che non è assenza di luce. Ok? Ci sono ormai delle... è così? Sì. No, ho detto che in realtà ormai... Cioè, per secoli si è dibattuto su una cosa, ma adesso da un punto di vista scientifico è provato che il buio ha un'esistenza propria. Ma questa è una cosa che l'ebraismo ha sempre affermato, lo diciamo ogni giorno dicendo che fila la mattina. Cosa diciamo che fila la mattina? Yotzer or uvore choshech. Dio crea la luce e crea il buio. E il termine usato per crea il buio è Boré, cioè la creazione dal nulla, quindi dà consistenza al buio. Quindi il buio esiste, l'idea è questa, che il buio esiste, ha una sua consistenza. Andate a vedere il modo in cui viene descritta la piaga dell'oscurità nella Torah. Viene scritto come qualcosa di molto concreto, non è che non c'è luce, non è che si è spenta la luce, non è che non c'è il sole, viene descritto come qualcosa che ha una concretezza molto forte, qualcosa di quasi pesante, di molto consistente. Bene, l'idea è che il buio sia consistente, l'idea è che il buio esiste sia consistente, e quindi abbia una consistenza, e quindi non basta accendere la luce,
perché non è semplicemente assenza di luce, ma è qualcosa di più che l'assenza di luce. Ma non è solo questo il problema. Il problema è anche un altro. Il problema è che a volte la luce può peggiorare la situazione. Vi faccio due esempi. Uno che fa qui Shmulevich, uno che invece ho preso da qualche parte, non so dirvi da dove, non vorrei dove, mi spiace, un po' di vecchiaia, non so per sentire. Ho pensato una donna con le rughe davanti allo specchio. Che cosa? Una donna con le rughe davanti allo specchio, con c'è la luce. Va bene, allora, il, vabbè, sapete chi è che, qual è il, chi è discendente di Elifaso? Amalek. Amalek discende da Elifaso. Amalek discende da Elifaso. Attenzione! Non, si dice sempre che Amalek discende da Esav. No, non discende da Esav. Si discende da Esav, chiaro, discende, discende da Esav. Però non discende da Esav. Di Esav ha avuto tanti figli. Ci sono molti figli di Esav. Sono alcuni figli di Esav che erano completamente fuori dal rapporto con Isacco. Esav a un certo punto va via, abbandona completamente, lascia la famiglia e quindi ha dei figli che sono, vivono completamente un altro tipo di educazione, completamente educati da Esav o dall'ambiente che circonda Esav. Elifaz è il l'avo di Amalek, cioè il figlio che è stato educato da Isacco. Non un figlio qualsiasi di Esau, ma il figlio di Esau che è stato educato da Isacco. Questa è la cosa terribile in questa faccenda. Questa è la cosa veramente tremenda in questa faccenda. Questa fra parentesi vuol dire che con Amalek siamo anche parenti. Questo è l'altro piccolo problemino che abbiamo in genere con i nostri amici, in genere questo. Siamo parenti con tutti. Sì, siamo parenti con tutti. Ok. Allora, insomma, sembra quasi, quello che gioca con me, sembra quasi che il bene, se preso in maniera sbagliata, può peggiorare addirittura il male, può rendere, può moltiplicare il male. Non è detto che non solo non ha un'azione migliorativa, ma il rischio è che addirittura peggiori. Se è preso in maniera sbagliata, se è preso in maniera errata. L'esempio di Elifaz, Elifaz prende una mitzvah e la stravolge, la mitzvah del Kavod Avraham, la mitzvah del Kibbud Avraham che arriva a giustificare l'omicidio. Grazie al Kibbud Avraham arriva a giustificare l'omicidio. Allora non è così lontana questa faccenda qui, eh? Non crediate che sia solo Elifaz, pensate al concetto di onore mafioso, al concetto di famiglia, al concetto di famiglia mafiosa. Tutto il rispetto della famiglia giustifica qualunque cosa. C'è chi è? È Giustino Fortunato che parla di familismo amorale. Esiste, ed è questo il Chabetotatishmogu di Kedoshim. Attenzione, la famiglia non giustifica tutto, il rispetto della famiglia non giustifica tutto. Okay. Un altro Midrash, spero di ricordarmelo bene perché è un po' di tempo che non lo leggo. Un altro Midrash è questo, un altro Midrash è un Midrash che riguarda che è Elisha ben Abuya, il grande Elisha ben Abuya, il grande eretico della tradizione ebraica. Bene, di Elisha ben Abuya il Midrash racconta che quando muore eh,
da una parte dove arriva nell'Olam Abba e in Gan Eden non lo fanno entrare per i peccati che ha commesso, però non lo mandano neanche nel Gehinnom, non lo mandano neanche all'inferno. Perché ha studiato tanta Torah. Cioè, il grande Chacham che lascia tutto. La cosa pazzesca è che è terribile la situazione. La situazione è molto peggiore perché nella tradizione ebraica la dannazione non è eterna. Quindi andare essere puniti nell'Olam Abba significa essere puniti per un certo periodo e poi scontare la punizione e passare a essere in mezzo vuol dire che non, in realtà diventa una dannazione eterna, diventa quanto di più vicino, cioè non è una dannazione ma è qualcosa di eterno. E la cosa pazzesca è che ciò che lo mette in questa situazione terribile è l'aver studiato tanta Torah, perché se no sarebbe andato a dire no. Un'aspirazione che dà, credo, non è vero di chi è, credo che sia Mordechai Miller che l'ha data, non sono sicuro, è questa. Cosa significa che senza questo Midrash, cosa vuol dire un Midrash del genere, cosa può voler dire? Allora, quello che può voler dire è una cosa del genere. In realtà l'aver studiato tanta Torah può peggiorare le sue averose. Perché le può peggiorare? Allora, per due motivi. Vabbè, uno può essere perché dà maggiore consapevolezza, chiaramente faccio le cose sapendo quello che sto facendo. Quindi questo è, mentre una persona qualsiasi può sempre dire di non, cioè, possiamo dire che non si rende conto esattamente di ciò che fa. Sapete che secondo il Chazon Ish, uno dei grandi maestri del Novecento, ed è il maestro, tanto per essere chiari, degli ultra-ortodossi, va bene, che siamo ultra-ortodossi, va bene, il Haredim, il maestro per eccellenza del Haredim, secondo il Chazon Ish, la nostra generazione è una generazione di Tinokot Shenishbu, di bambini fatti prigionieri. Il Tinokot Shenishbu è un'espressione di Alaha, che troviamo bambino fatto prigioniero, una persona di Alaha che troviamo in molte parti, che trovava dei casi veri purtroppo, cioè di bambini che vengono rapiti da piccolissimi, vengono educati in mezzo ai non ebrei, vengono educati dalla chiesa eccetera eccetera, e allora Alaha dice che un bambino del genere ovviamente non è responsabile. Non è responsabile di ciò che fa, perché non ha avuto la possibilità veramente di ricevere un'educazione ebraica, non ha avuto la possibilità di questo tipo di cinema. Hasanich dice che tutta questa generazione è una generazione di bambini fatti prigionieri, perché siamo stati prigionieri. Quindi una persona qualsiasi può dire sono un Tinoc Shenishba, Elisha Ben Abuya no, non può dire di essere un Tinoc Shenishba, non può scaricare la propria responsabilità perché è il grande Chacham e quindi non può dire. Ma in realtà Miller dà un'altra spiegazione. L'altra spiegazione è questa, che il conoscere molta Torah mi può anche dare gli strumenti intellettuali per giustificare il male. Mi può dare gli strumenti per giustificare, mi può dare gli strumenti per crearmi una filosofia in cui il male è compreso, in cui il male è giudicato. Il poveraccio non ce l'ha una filosofia del genere, uno qualsiasi non ce l'ha, e Isha Ben Abuya può crearsi una filosofia del genere, e quella filosofia giustifica il male. Attenzione, giustifica il male agli occhi degli altri, ma lo giustifica agli occhi di se stesso. Lo giustifica agli occhi di se stesso, perché ognuno di noi ha dei problemi a vivere nel male. Attenzione, non è uno scherzo vivere nel male, per chiunque non è uno scherzo, anche per il malvagio non è uno scherzo vivere nel male. Però lui può crearsi un sistema di pensiero che giustifichi il male,
E questa attenzione crea una confusione tale che in realtà il Shabbat non riesce a venirne fuori, non riesce a fare Teshuvah e non riuscirà neanche a farlo nell'Olam Abba, perché anche l'Olam Abba non gli potrà permettere di fare Teshuvah. Perché? Perché è talmente grande la sua capacità di giustificare il male che perde. Questo, scusate, apro una piccolissima parentesi, che poi non è così piccola dal punto di vista della piccola pubblicità del tempo a cui vi dedico. Ho avuto recentemente con una persona una discussione a proposito del concerto di Yom HaShoah, eccetera, eccetera. Ho detto che a me il dubbio che avevo davanti al concerto di Yom HaShoah, come altre cose, è il dubbio che ho davanti all'idea che c'è in parte sotto della cultura che riesce a elevarci e a farci uscire fuori dall'orrore. La cultura che riesce in qualche modo, si combatte l'orrore grazie alla conoscenza, grazie alla cultura. Personalmente non ci credo. Io non credo che l'orrore si combatta con la conoscenza e con la cultura. Io una volta in un concerto di Yom HaShoah dissi che i nazisti andavano ai concerti, alcuni erano profondamente ignoranti, altri no. In realtà a volte, non solo, abbiamo avuto grandissimi personaggi di grandissima cultura che sono stati degli alfieri dell'antisemitismo. Pensiamo a un Selin, pensiamo a un Martin Heidegger. Stiamo parlando di personaggi grandiosi. In realtà non è vero che la cultura salva, non è vero che la cultura salva. Quello che dice qui questo Midrash, terribile secondo me, è che in realtà la cultura può aiutarti a giustificare il male in maniera più profonda, può aiutarti a rendere ancora più profondo il rapporto col male. E questo è l'elemento spaventoso di tutta questa faccenda, è veramente l'elemento spaventoso. Per cui ecco perché si arriva il figlio di Esau, che ha tanta cultura. Sì, perché se qualcuno che, cioè, Amalek non viene fuori dalla persona che è fuori completamente, viene fuori da qualcuno che è in qualche modo dentro questo sistema di pensiero. C'è una cosa pazzesca dello Zohar. Non lo so, c'è scritto a proposito di Amalek questo, che ci sono delle nubi nere in cielo che riescono a oscurare la luce. Non so se è un riferimento antalizio ai buchi neri, però e Amalek è questo, Amalek è la nube nera che oscura la luce. Io posso oscurare la luce. Questa è l'idea. Ora, quest'idea dell'Or V'Choshech, del buio e luce che viaggiano insieme, questa idea è un'idea presente nella tradizione ebraica ed è qualcosa a cui stare molto attenti in realtà. Perché in realtà la possiamo trovare da varie parti e ovviamente la possiamo trovare anche noi stessi, chiaramente. Ci vuole fare una serie di esempi. Me ne porto un altro soltanto. Un altro esempio, la storia famosissima del giudizio di Salomone, il giudizio di Salomone. Cosa succede nel famoso giudizio di Salomone? Due donne che dicono di avere un figlio, che discutono sul fatto che il figlio gli appartiene. Ok?
e sua moglie alla fine dice: dividete il figlio, alla fine la vera madre viene fuori grazie al fatto che dice di non dividere il figlio, cioè di non ucciderlo. La domanda che si fa a Shmuel Levitin, in realtà non si fa a Shmuel Levitin perché è Dolor HaFaim, è questa: ma perché questa donna vuole assolutamente un figlio? Perché si vuole un figlio? Cioè, che cosa spinge alla necessità di avere un figlio? Allora, la cosa notevole è che la necessità di avere un figlio, una spinta molto forte che esiste negli esseri umani, in realtà deriva da un'altra tendenza molto forte nel suo mare, quella a fare del bene. Noi abbiamo bisogno di una persona a cui dedicarci, a cui dedicare la nostra attenzione, a cui dedicare il nostro impegno, a cui dedicare tantissimo. Deriva da un aspetto estremamente positivo dell'animo umano, che è quello della necessità di fare del bene. Ma la cosa è pazzesca, cioè per la necessità di fare del bene arrivo a fare un atto criminale. Per necessità a fare del bene arrivo a fare del male terribile alla madre vera. Le due cose sono in contraddizione? Certo che sono in contraddizione, però esistono. Possono esistere contemporaneamente, insomma. È la cosa pazzesca che arrivo a accettare che questo figlio venga ucciso. Arrivo a accettare che il figlio venga ucciso. Sono talmente dentro questa cosa che alla fine arrivo a accettare questo. Madre che accetta però che il figlio venga ucciso non è la vera madre. Sì, ma perché la vera madre vuole questo? Perché la vera madre vuole il figlio? La vera madre, qualcun altro discorso. Perché no, scusate, perché la falsa madre? Però, perché la falsa madre vuole il figlio? Perché forse non vuole il bene del figlio, ma gli vuole solo bene. No, perché vuole fare del bene per forza. Sì, ma esatto. Ma è se stessa che ama in quanto fa del bene. Sì, lo so, però si fa del bene. È esattamente la stessa cosa tra voler bene e fare il bene di qualcuno. Vabbè, un figlio così bene, un figlio bene che appare del bene, vuol dire dedicarsi in realtà. In realtà un figlio ci si dedica, non è possedere un oggetto. Vero. Testimonio vero. Reduce da una visita a mia nipote che è diventata la schiava assoluta di questo piccoletto che è nato. Ok. Va bene, questa è quella pazzesca. C'è un famoso passo del Tanakh, che dice una cosa molto nota, che però, attenzione, non sempre accettabile. Allora, il passo del Tanakh è il passo del Libro di Melachim, in cui c'è la sfida fra Eliyahu Hanavi e i Nevi'ei a Baal, fra Eliyahu Hanavi e i profeti del Baal, che erano profeti del Baal che erano stati portati dalla regina Fenicia Isevel e dal suo marito il re Ahav, che erano stati ormai dominanti in Eretz Israel. I profeti del Baal vengono sfidati, alla fine riesce a organizzare una sfida proprio varie vicissitudini. La sfida si svolge sul Monte Carmelo. La sfida consiste nel far scendere un fuoco dal cielo che brucerà dei sacrifici che vengono fatti. Ok, ci sono vari momenti della sfida, gli offre anche lo spiritoso, le profetie del Baal, dicendogli invocate il vostro Dio, forse non ci sente bene, urlate più forte, forse sta dormendo, eccetera, eccetera. Però dopo tutta questa cosa sarcastica in confronto con le profetie del Baal, Eliao alla fine riesce a far scendere il fuoco dal cielo, c'è cioè questa cosa straordinaria. E lì in quell'occasione fa un discorso al popolo ebraico che è questo, gli dice: fino a quando salterete sui due rami di un albero, decidetevi, se il Baal è Dio andate col Baal, se Dio è Dio andate con Dio, però fate una scelta.
non rimanete in una situazione di ambiguità, decidete da una parte o dall'altra. Preferisco che andiate col bar, ma non state in mezzo, non state a saltellare sui due rami dell'albero. Allora, ora nessuno di noi direbbe una cosa del genere, cioè, lo può dire Liao Mervi, nessuno di noi direbbe a una persona qualsiasi scegli e basta, piuttosto vai col bar, non lo diremmo mai, ed è giusto che non lo diciamo mai. Però attenzione, ha una logica quello che dice lì. Finché sono in mezzo, una situazione estremamente pericolosa, una situazione in cui non mi rendo conto del problema, in cui non so qual è il problema, e rischio di trovare una situazione in cui tutto è giustificabile. In realtà, perché? Perché sto in mezzo, perché in realtà io posso giustificare il male col bene, posso trovare una filosofia che la giustifichi, posso fare tante cose. Questo è il problema che affronta Shmulevich. La tendenza al male è una tendenza forte, una tendenza presente nell'uomo. Shmulevich fa un esempio, questo è abbastanza terribile, per esempio del re Jeroboam ben Nevat, il re che anche lui porta l'idolatria in Israele, eccetera, eccetera. Jeroboam si racconta che a un certo punto si trova nel Bet HaMikdash e fa un sacrificio idolatrico. Fa un sacrificio idolatrico all'interno del Bet HaMikdash. Arriva il profeta che gli dice, che lo rimprovera ovviamente aspramente, lui allunga la mano per dire di prendere il profeta e di ucciderlo, e la mano rimane paralizzata. La mano che allunga rimane paralizzata. Non solo, il misbeach, l'altare si rompe, si spacca l'altare, e la cenere di ciò che aveva sacrificato va per terra, se ne va via. Jeroboam si rivolge al profeta e gli dice: prega il tuo Dio che manda, che rimette le cose a posto. Il tuo Dio. Continua a essere il suo Dio davanti a cose pazzesche, ma continua a essere il suo Dio. Non cambia posizione, non cambia idea, che è il tuo Dio. E questa è la situation. Va bene, io dico soltanto un'altra piccola cosa, piccola mica tanto, anche questa, su questa parasha. Un'altra cosa che dice sempre Shmulevich. Questa parasha è una parasha. Parasha di Vayetze è una parasha completamente setumà. Cosa vuol dire setumà? Setumà vuol dire che non ci sono spazi. Ci sono modi di scrivere la parasha natale. Ci sono degli spazi nella parasha. Okay? La parasha setumà è una parasha che non ha spazi. Non ha spazi di interruzione. Non ci sono spazi di interruzione. È una parasha che va completamente di seguito. Vayetze è una parasha totalmente setumà. E ci si chiede perché sia completamente setumà. Allora, che cos'è la parasha setumà? Secondo Chachamim, a cosa servono questi spazi? Questi spazi servivano a Mosè per pensare alla parasha. Cioè, erano delle interruzioni in cui ha detto: ok, adesso rifletto su quello che hai detto fino adesso. E poi si riprende. Lasciare il tuo vuol dire che non ti viene lasciato spazio per la riflessione, ti viene lasciato spazio per pensare. Ti viene detto tutto di seguito. Perché viene detto tutto di seguito? Bene, Rafael Shmulevich lo spiega attraverso, citando un personaggio, che Nahum Ish Gamzo, o Gamzu se è ashkenazito. Allora, Nahum Ish Gamzo, che è il maestro di Rabbi Akiva, era chiamato così perché su ogni cosa diceva Gamzu lo trova, Gamzu lo trova. Anche questo è per il bene.
Che vuol dire dire anche questo per il Dante? Beh, c'è una famosa storia su Rabbi Akiva. La famosa storia su Rabbi Akiva è questa, spero di ricordarla. Rabbi Akiva che va, che si trova in un... trova fuori, arriva in una città e non c'è nessuno che lo ospita e quindi rimane fuori dalla città. Ma fuori dalla città l'unica cosa che ha sono un gallo, un asino e un lume. Ok, è un lume. A un certo punto arriva un colpo di vento e spegne il lume. Arriva, non mi ricordo più, un animale e si mangia il gallo, arriva un leone e si mangia l'asino. Rimane solo in mezzo alla notte, al freddo, fuori dalla città e una situazione spaventosa. E dice su ogni occorre che gli succede Gandhi lo trova come ha imparato dal suo maestro, anche questo per il bene. Arriva un esercito, entra nella città e distrugge la città, e questo prova a posteriori che in realtà uno di non essere stato ospitato all'interno della città è stata una fortuna oppure prova di Ashgaha, di provvidenza. L'asino, il gallo, il lume potevano servire a individuare la parte dell'esercito, quindi il fatto che non ci fosse né asino né gallo né lume lo ha salvato, e la prova che la situazione è andata per il bene, sì, a posteriori. A priori la situazione è spaventosa, la situazione è terribile. Che cos'è il Gamzu le Torah? Il Gamzu le Torah significa non fermarsi sui particolari. Questo è il Gamzu le Torah. Riuscire a non fermarsi sul particolare, in particolare sul particolare negativo, ma a volte neanche sul particolare positivo. C'è una cosa terribile, secondo me, che dice il Gaon di Vilna. Divina, dice un suo allievo, le cose di cui ridi adesso più avanti ti faranno piangere. È bellissima proprio, di consolanti. Posso dire anche al contrario, le cose di cui piangi ti faranno ridere. Ok, la si dice già al contrario, poi il Don, che era un duro, la dice al contrario, dice le cose di cui ti fanno ridere. Insomma, non fermarsi sul particolare e riuscire ad arrivare all'insieme. Il problema è che all'insieme si arriva dopo, non si arriva prima. Nel momento in cui vivi il particolare, tu non sai che cos'è l'insieme, non sai che cos'è l'aspetto collettivo di quello che sta facendo qui. E quindi quello che ti si chiede è avere fiducia, l'insieme sarà positivo. Gamzu le Torah vuol dire questo, non fermarti al particolare. E questo vale anche per questa parasha. In realtà in questa parasha di particolari terribili ce ne sono tanti. Questa parasha la possiamo leggere in quanto sappiamo che da questa parasha nascono i figli di Yaakov e nasce sostanzialmente il popolo ebraico. Però questa parasha, la parasha di un uomo che arriva senza un soldo, inseguito da un fratello che lo vuole uccidere, che viene ingannato sulle mogli, che viene ingannato sul lavoro, che lavora gratis per anni. La parasha è terribile. La parasha dobbiamo vedere alla fine, perché se ci fermiamo sui particolari è terribile. È una parasha tremenda. Se ci fermiamo sui particolari è una parasha tremenda. E quindi se tu non fermarti, vai avanti, non fermarti sul particolare, guarda il tutto l'insieme, perché non ti fermare sul particolare, perché la parasha devi vedere in tutto l'insieme. Devi vedere come la parasha nasce dal proprio. Devi vedere in questo modo, perché se non la vedi in questo modo, se ti fermi solo in particolare, i particolari sono alcune volte spaventosi. Bravo.